Ci siamo. Buonasera a tutti. Grazie per, come sempre, per la vostra presenza e partecipazione. Siamo anche in diretta streaming. Allora, quello di oggi per la Camera dei Deputati è il terzo e momentaneamente ultimo seminario. Vi dico già che abbiamo pensato ad altre iniziative, quindi ricreeremo lo stesso contesto in altre parti d'Italia. Abbiamo già un appuntamento il 5 ottobre a Milano, poi a novembre a Napoli, insomma vi terremo aggiornati su questo. Ovviamente iniziativa che sono riuscita a concretizzare grazie al prezioso contributo del professor Marco Cuzzi, che saluto. Ricordo per chi è qui per la prima volta, anche per i nostri relatori, che fino ad oggi abbiamo svolto questi momenti di riflessione nel rapporto fra pensiero e politica, partendo dalle suggestioni di Beppe Grillo, delle sue parole guerriere, di quelle parole chiave che abbiamo fatto di nuovo entrare nel dibattito politico, ovvero solidarietà, condivisione e futuro. In questo momento storico, dobbiamo dirlo, le decisioni dei governi occidentali vengono presi dall'alto, è una verità, decisioni che vengono anche coperte da una retorica politica che usa impropriamente il termine democrazia, ne parlavamo prima. Ci dobbiamo chiedere infatti se la parola democrazia oggi non venga utilizzata in realtà per legittimare scelte governative e politiche contrarie alla volontà popolare. Dobbiamo chiederci anche quindi se oggi il popolo abbia potere mediante la rappresentanza, oppure se quel palazzo di pasoliniana memoria sia oggi un simbolo vuoto. E dunque le politiche monetarie dello Stato italiano sono state adottate e vengono adottate oggi, lo possiamo dire per testimonianza diretta, senza un'adeguata dialettica parlamentare, senza una piena democrazia. E purtroppo queste politiche monetarie, ma penso anche a provvedimenti che interessano milioni di italiani, come per esempio quella definita riforma del lavoro, Jobs Act, oppure la legge truffa sulla scuola, oppure mi viene in mente anche il decreto ormai convertito sulle vaccinazioni obbligatorie, che ha scavalcato la potestà delle regioni e soprattutto ha minato letteralmente la libertà individuale di una moltitudine di genitori. Oggi anche il Fiscal Compact imposto e inserito nella nostra Costituzione repubblicana prevede una riduzione micidiale fra debito pubblico e prodotto interno lordo, e da questo ne deriva anche una perdita concreta di diritti e di servizi essenziali, e anche, lo stiamo vedendo nel DEF proposto, nel documento di economia e finanza proposto dal governo, tagli micidiali alla spesa pubblica. E oggi quindi parleremo del ruolo dell'intellettuale nella dialettica politica, quindi quanto la figura di intellettuali, di sapienti o comunque pseudotali possono davvero incidere nella dialettica politica e in quello che è il processo democratico. Oltre al professor Guzzi ascolteremo oggi Nicola Morra, che è un senatore del Movimento 5 Stelle, che ha fatto davvero del ragionamento e dell'argomentazione il perno della sua azione politica, e poi accanto abbiamo anche il professor Alfonso Maurizio Iacono, che ha lavorato in profondità sui temi dell'autonomia e dell'uscita della minorità, che sono molto cari al nostro movimento. Io vi raccomando, dopo gli interventi dei relatori, ci saranno le vostre domande e considerazioni, vi raccomando però brevità per restare insomma in tempi adeguati, quindi questa volta vi bloccherò per tempo. Volevo concludere con una citazione a cui tengo, in linea con il nostro tema odierno. E mi piace quindi ricordare la profezia del teologo della storia Gioacchino da Fiore, che è un calabrese come me, che riassume in pieno lo spirito, a mio avviso, del Movimento 5 Stelle, ed è una citazione che faccio perché forse dovremmo in primis noi abituarci ad interiorizzare. Diceva Gioacchino:
Tre sono dunque gli stati del mondo. Il primo è quello in cui siamo vissuti sotto la legge. Il secondo è quello in cui viviamo sotto la grazia. Il terzo, il cui avvento è prossimo, è quello in cui vivremo in uno stato di grazia più perfetta. Dunque, il primo si è svolto sotto il dominio della scienza, il secondo trascorre sotto quello della sapienza, il terzo usufruirà della pienezza dell'intelletto. Il primo è trascorso nella schiavitù, il secondo è caratterizzato da una servitù filiale, il terzo si svolgerà all'insegna della libertà. Il primo periodo è quello degli schiavi, il secondo è quello dei figli, il terzo è quello degli amici. Il primo è il tempo dei vecchi, il secondo dei giovani, il terzo dei fanciulli. Ecco, noi abbiamo ancora una speranza fortissima che il cambiamento reale ci possa essere, che ci possa essere una direzione altra, ed è per questo che tutti quanti noi, ognuno nel ruolo che svolge, siamo chiamati all'impegno, alla responsabilità, allo studio, all'approfondimento e all'uscita, e qui cito Kant e anche il professor Iacono, dalla minorità in cui viviamo da troppo tempo. Quindi passo la parola a Nicola Morra. Intanto ringrazio tutti i presenti, anche perché ragionare di intellettuale, di ruolo degli intellettuali nell'ambito del dibattito politico, poteva trovare certamente chi mi è accanto degno protagonista, ma mai e poi mai mi sarei aspettato di essere io a relazionare su tale tema, anche perché dell'intellettuale nel nostro immaginario assai spesso, insomma, noi conserviamo sembianze, una sorta di ideal tipo, per cui ce lo immaginiamo come una persona che troppe volte è distante da noi, troppe volte è caratterizzata in maniera quasi quasi macchiettistica. E io dell'intellettuale, per come noi italiani, insomma, siamo abituati a pensarlo, magari conservo gli occhiali, perché gli occhiali sono tipici di chi poi per problemi di vista è costretto a usarli, soprattutto per leggere. Però penso che, ecco, noi in merito allo stereotipo dell'intellettuale dobbiamo far veramente, anche in questo caso, un'opera di forte distruzione del mito preesistente per poi operare una ricostruzione. Io appartengo ad una generazione che, per esempio, ha studiato con il mito dell'egemonia culturale. È un mito che è stato proposto nella nostra tradizione scolastica e poi anche universitaria da chi aveva memoria degli scritti di Gramsci. Quindi chi, come me, è nato agli inizi degli anni 60, certamente avrà memoria dei quaderni e di tutti quegli insegnamenti e di tutte quelle riflessioni che di fatto ci facevano accostare questo pregevolissimo intellettuale, la cui prosa non era però leggerissima da leggersi, che poi di fatto molto spesso veniva anche allontanato dagli studenti, che se lo trovavano imposto dalla scuola o dall'università senza venir poi effettivamente sviscerato, analizzato ed apprezzato, come troppe volte accadeva appunto con le cose che vengono imposte senza essere proposte e fatte apprezzare per la bellezza loro intrinseca. Però, ecco, io voglio entrare subito nel tema. Io sono dell'avviso che più che di intellettuali noi dovremmo ragionare di intelligenze che siano tutte a disposizione dell'opera di trasformazione che il movimento vuol fare all'interno della società italiana per far sì che questo paese cambi, e cambi assoggettandosi, si faccia attenzione, alla normalità, perché il concetto di normalità, che può sembrare molto banale, molto borghese, molto stereotipato, è un concetto che anche etimologicamente rinvia a norma. Norma intesa come regola, legge.
E noi che ci definiamo italiani, e poi anche su questo vorrei dire qualcosa, abbiamo grandi difficoltà a rapportarci a ciò che assumiamo aver valor di legge. Anche perché, dicevo, noi che ci definiamo italiani siamo tali da circa 150 e rotti anni, ma in precedenza eravamo napoletani, piemontesi, bolognesi e così via. E di conseguenza eravamo anche assoggettati a regole diversissime fra di loro, lì dove lo Stato presente imponeva il rispetto delle leggi, perché in alcune realtà statuali, nel nostro anche recente passato, la legge era semplicemente l'espressione del potere. E questo, per conto mio, rappresenta una delle più grandi difficoltà nel convincere gli italiani a recepire la necessità del cambiamento, perché la cosa che mi è stata evidenziata dai miei modestissimi studi teorici e filosofici, ma anche storici, è che in assenza dell'accettazione della norma, il singolo o comunque il gruppo ragiona secondo dinamiche che sono state ben sviscerate nell'ambito della filosofia moderna, ad esempio da Thomas Hobbes, dinamiche da branco, per cui chi è più forte, chi è più grosso, chi riesce ad azzannar meglio, prevale sugli altri. Ma come ha appunto dimostrato la riflessione hobbesiana, se noi accettassimo questo ideal tipo, noi ricadremmo nel modello cosiddetto mercatistico, quello per cui si parte in una situazione di libera concorrenza per poi scivolare gradualmente in una situazione di oligopolio, per poi avvitarsi in una situazione di monopolio in cui uno e uno solo detta legge, solo che la legge ha valore perché è valida erga omnes, quindi universalmente, e rispetta i diritti di tutti tutelando gli interessi di tutti. Quando al contrario c'è soltanto un soggetto da cui promana il potere, che poi esprime anche la norma a cui tutti debbono assoggettarsi, quella legge stessa non ha più valore erga omnes, perché c'è qualcuno, appunto quel soggetto da cui promana tutto, che si reputa al di sopra della legge stessa e, come dicevano i classici, legibus solutus. E se voi ci pensate, io e Dalila siamo dei parlamentari e per noi parlamentari la Costituzione italiana prevede l'autodichia, che è una delle forme con cui il potere si è sottratto al rispetto della legge. Ora, senza voler continuare a discutere queste cose, a me piace al contrario l'idea di un potere che democraticamente sia tale perché è vissuto come servizio nei confronti di tutti, intendendo per tutti anche e soprattutto i soggetti più fragili, più deboli, quelli che si sentono più marginalizzati rispetto al centro del potere stesso. Perché troppe volte il potere ha subito concentrazioni e non è stato al contrario condiviso. E per questo motivo io ricordavo sempre, quando ero insegnante di filosofia, il titolo di un testo in cui il titolo era molto più efficace della prosa del testo stesso, scritto da un docente all'Università di Catania, un titolo dedicato alla filosofia politica di Immanuel Kant, e questo titolo era Libertà sotto leggi. La cosa che scandalizzava i miei studenti, che per la giovane età, in maniera quasi quasi comprensibile, rilevavano una sorta di idiosincrasia fra libertà e legge, perché noi dalla nostra tradizione pseudo-anarchica siamo, meglio sarebbe definirla
anomica. Noi siamo abituati a pensare che lì dove vi sia legge non vi sia libertà, perché la libertà noi la consideriamo un assoluto, senza capire che se poi si incontrano più soggetti portatori di libertà altrettanto assolute, allora si realizza un conflitto che dovrà essere normato, regolamentato, al fine di evitare la distruzione degli stessi soggetti che si vorrebbero appunto assoluti. Se pertanto l'intellettuale deve avere una funzione in una prospettiva in cui il potere è al servizio, è quella di far comprendere anche ai più negletti, anche a quelli che i sociologi della politica oggi definiscono pancia, per intendere la pancia del paese, cioè quelli che vivono in prima battuta l'analfabetismo di ritorno. Benissimo, il compito dell'intellettuale deve essere quello di far comprendere che la cultura, se è veramente tale, non è mai cultura troppo alta. Al contrario, è quella cultura socratica che perennemente girava per le strade, le vie, le piazze dell'Atene, capitale della democrazia antica, anche se poi bisognerebbe ragionare su questo mito, perché come hanno sottolineato alcuni, per alcuni aspetti è un mito quello della democrazia ateniese, ed è un mito non del tutto vero, al fine di condividere, esportare, socializzare il metodo, ed è là che si gioca la partita. Chi scopre di aver tanto da scoprire, chi scopre di aver tanto da studiare, chi capisce di aver tanto da approfondire, da osservare, da analizzare e da comprendere, con assoluta umiltà frequenta sia biblioteche, cioè luoghi in cui vi è concentrazione di sapere, sia anche luoghi in cui c'è affollamento di persone. Qualche mese fa risfogliavo Don Lorenzo Milani, e Don Lorenzo ribadiva con parole anche ruvide, forti, perché Don Lorenzo quando voleva era molto tagliente, riferiva della memoria di una giovane compagna di classe per i suoi ex studenti, compagna di classe assunta da una classe della scuola media normale con cui i ragazzi di Barbiana vennero poi a fondersi, ragazza che studiava ma amava trattenere per sé quello che apprendeva e pertanto non concepiva quell'ideale che secondo me è esemplificato in maniera semplicissima, nitidissima da Platone nel mito della caverna, per cui quando tu sfiori, scopri la bellezza della scoperta, la bellezza del percorso che bisogna iniziare a praticare per tentare di arrivare a verità, ti senti in dovere di convincere qualcun altro a farti compagnia, perché se sei solo il problema si pone. Vorrei concludere questa prima digressione ricordando una figura che mi è stata anche sollecitata da Dalila, ma non soltanto da Dalila, e che ho scoperto, diciamo così, tardi, perché ai miei tempi era una figura considerata eretica da molti miei insegnanti, per cui ghettizzata. Una figura che ho riscoperto nel corso degli ultimi anni, per cui mi sono andato a cercare scritti corsari e tanto altro, per Paolo Pasolini. Per Paolo Pasolini, che con capacità come l'abate Gioacchino, con capacità profetica, aveva per esempio già agli inizi degli anni 60 capito la straordinaria perniciosità del nuovo medium comunicativo, il tubo catodico, la televisione, avendo constatato come fosse uno strumento che, piuttosto che liberare dalla minorità,
educava alla minorità, perché è funzionale ad un rapporto unidirezionale in cui uno propone e l'altro subisce, e quando a proporre è il potere non democratico, beh, allora chi ha a cuore la democrazia deve essere molto molto guardingo, molto molto diffidente. Vorrei anche ricordare la lungimiranza di Pasolini quando, non so se abbia letto Ortega y Gasset o altri pensatori, diciamo così, che hanno tematizzato lo stesso aspetto della società contemporanea, ha invitato a distinguere la cosiddetta società di massa, in cui il consumo, ad esempio, è un must, come oggi si dice, dalla società contadina, in cui vi era un radicamento a valori e quindi a fondamenti etici che oggi molto spesso ci sembrano assenti. Vorrei concludere con una reminiscenza. Io sono un innamorato del blog di Beppe Grillo, quando ogni post, ma questa è storia di diversi e diversi anni fa, si concludeva con un rinvio ad una monografia in cui si poteva approfondire la questione, perché qualunque suggestione nella sua brevità, nella sua icasticità, non può che essere un semplice approccio. Poi però devi lavorare, devi studiare, e Gramsci per esempio sottolineava che il lavoro sui libri non potesse essere fatto oggetto di scorciatoie, di tentativi di riduzione del percorso. Non esistono breviari o il sapere in pillole per chi vuole fare l'esperienza della comprensione. E il blog all'epoca aveva questo approccio molto razionale e, lasciatemi dire, anche molto filologico, con cui una semplice piattaforma informatica accettava la sfida di promuovere diffusione per il sapere. Ecco, io sono convinto che il compito delle intelligenze sia quello di cortocircuitarsi fra di loro al fine di diffondere questo virus, e non c'è virus più bello che la ricerca della verità. Grazie Nicola, in effetti tu sei stato spesso il nostro anche volto televisivo dentro quel tubo catodico, e hai dato filo da torcere a tanti intellettuali o pseudotali. E adesso passo la parola al professor Iacono, che ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitato, grazie Dalila. Prendo le mosse da queste cose dette da te e da Nicola Morra. Partiamo da Pasolini, perché può essere buono per inquadrare un pochettino, diciamo così, quello che io penso, che si può pensare di questa figura fondamentalmente antipatica che è dell'intellettuale. Pasolini, che leggeva Gramsci, aveva una caratteristica straordinaria, che è per me un modello di quello che dovrebbe essere l'intellettuale: senso critico. Il compito dell'intellettuale, secondo me, è un fatto anche etico, non solo conoscitivo, è di avere senso critico. Per certi aspetti, il compito dell'intellettuale dovrebbe essere quello per cui deve vedere le cose che non vanno anche quando vanno. Come dire, dovrebbe essere, avrebbe il ruolo di evitare il narcisismo dei politici, ma degli uomini. Per me la filosofia, da questo punto di vista, è lo scandalo dell'ovvio. Quando tutto appare, è un po' come nella caverna di Platone, quando la caverna di Platone i prigionieri non sanno di essere prigionieri, anzi sono abituati alle catene, perché non hanno un altrove. E quindi vivono come abitudine questo tipo di situazione. Ci vuole qualcuno che ci prova e dal di fuori dice: guarda, c'è un mondo diverso, oppure questo mondo che vedi non è l'unico possibile.
ci sono degli altri mondi. E attenzione, continuo la storia che portava avanti il senatore Morra, perché ha un proseguo la storia della caverna, perché quando il prigioniero liberato scende giù, e giustamente perché dice io devo comunicare, è giustissimo, la risposta che ha da parte del prigioniero è negativa. Lo minacciano di morte. E questo è interessantissimo anche da un punto di vista politico, oltre che psicologico, perché in realtà la tensione... Avrebbe detto poi Kant, a proposito di uscita della minorità, ci si abita talmente alle nostre catene che a un certo punto ci provi quasi piacere, nel senso che non riesci più a... uscire da queste catene. Kant faceva l'esempio del girello per bambini. Sapete, ci sono i genitori un po' più tranquilli, tra virgolette, nessuno lo è, ma insomma un po' più tranquilli, quando a un certo punto capiscono che il bambino deve uscire dal girello. E sanno benissimo, sappiamo benissimo, che forse qualche caduta la farà. Allora cosa fai? Magari trovi un pavimento un po' più morbido, però lo fai. Poi ci sono i genitori, tra virgolette, molto apprensivi, per i quali l'uscita lo devono fare perché gli hanno detto che lo devono fare. Il bambino esce dal girello, e però alla prima caduta che fa il genitore lo piglia e dice no, non è ancora pronto, e lo rimettono nel girello. Voglio dire, è pieno di persone e anche di intellettuali, ahimè, e non solo intellettuali, che sono disponibili a tenere le persone dentro il girello, perché la minorità non è una questione biologica. È una questione, si può essere minori, diciamo così, è, come diceva Kant, l'incapacità di usare il tuo intelletto senza la guida di un altro. Il vero problema è la guida, perché la guida ha molti significati, ha significati molto inquietanti, perché Führer e Duce significano guida, ma ha anche, può avere significati diversi se tu come guida ti poni non tanto al di sopra quanto accanto, creando una relazione. Quindi ci sono molte modalità. Allora, il punto qual è? Ritorno alla questione, perché c'è un punto importante da chiarire, a mio parere. Pasolini, intellettuale critico, scrive questi scritti corsari straordinari, un miracolo in quel momento per il giornale italiano, poi non è più accaduto, che c'era Corriere della Sera, gliele pubblicava. Oggi, secondo me, io penso che non avrebbe avuto questa possibilità, a mio parere, perché ancora c'era questo senso. Però il problema di Pasolini, questo secondo me andrebbe sottolineato, perché lui era polemico verso queste forme, perché per lui la cultura doveva essere popolare, ma non accettava il metodo, che io sottolineo, facilese, per questo. Cioè, il problema del sapere non è che ti abbassi, come si fa con i mezzi, con i mass media adesso, cioè io lo chiamo il facilese, cioè lo trasformi, tutto sembra facile, tutto sembra immediato, la butti lì e hai fatto cultura. Questa è la cosa peggiore, perché, oltretutto, secondo me trasforma quello che per Pasolini era il popolo in un altro concetto, che è la plebe. La plebe non è il popolo. La plebe è la condizione servile delle persone che magari si ribellano, un tempo bruciavano magari, che so, il genio civile, il municipio, e poi ritornavano a servire. Cioè una condizione che, a mio parere, fa totalmente a pugni con una vaga idea di democrazia. Ma io ho la sensazione che molti mass media stanno riportando... Io provo disagio a sentire la discussione sui populismi, è diventata un po' una roba che anche lì è diventata facilese, ma il fatto che si debba distinguere, a mio parere, fra popolo e plebe è proprio questo. La plebe è l'aspetto del facilese, cioè i mass media che la buttano lì, e non c'è più distinzione fra scritto e orale, insomma, lo sapete meglio di me, quindi non è... Il popolo è un'altra cosa. Ma lo scopo dell'intellettuale o dell'intellettuale alla Pasolini non era, per usare una metafora alto-basso, di abbassarsi, ma di elevare, e quindi di entrare col popolo per cercare, naturalmente senza essere né distaccato né astratto. Questo era poi il messaggio, io ci sono cresciuto, di Don Milani. Il problema di Don Milani, la critica vera di Don Milani, era al linguaggio astratto della scuola.
non al, lui era rigorosissimo, anzi era proprio tremendo, non al fatto che dovesse diventare tutto facile, ma perché il vero sapere, che era un sapere concreto, vero, reale, non era contemplato, ma anzi veniva negato dalla scuola, perché alla scuola serviva un tipo di linguaggio astratto che creava un'elite, che quindi eliminava tutta la parte della tradizione, della cultura e del sapere popolare. La bellezza della lettera della professoressa era questa, cioè un tentativo di educazione che teneva conto di lottare contro l'astrattezza, ma col massimo rigore. Non c'era persona più rigorosa di Don Milani, era anche veramente era molto molto forte. Ecco, questo secondo me è molto importante, perché va contro l'andazzo generale e che a mio parere non aiuta la democrazia. Non è una novità, la novità sono i mezzi, ma in realtà il discorso, la plebe, per secoli un sacco di stati e di governi, imperi, hanno giocato su questo terreno. Noi abbiamo una situazione specifica che a mio parere andrebbe un po' valutata. Giustamente si parlava di democrazie. Ecco, l'ideale sarebbe formare cittadini critici tutti. Il mito, il modello, una vera democrazia, ci si arriverà, non importa, però averlo come riferimento è fondamentale. È come il discorso la legge uguale per tutti, quando leggi vedi questa cosa, lo dicevo prima a Dalila, tutti hanno un pensiero nero, perché dice non è vero, però c'è scritto, però nessuno ci vuole rinunciare, semmai la vuole realizzare, ma nessuno direbbe è meglio una legge non uguale per tutti. Semmai è frustrato perché dice non è vero che questa cosa si realizza. Quindi un modello, l'idea che ci possa essere una democrazia che realizza la vera autonomia, l'uscita dall'unità dei cittadini, sarà un'utopia, però è un punto di riferimento a cui io francamente non rinuncerei. Qual è la questione? Che noi ci troviamo oggi in Occidente, non solo in Italia, in Italia particolarmente, ma in Occidente, in una situazione particolare che non viene mai sottolineata per davvero. Cioè nella realizzazione, non nella negazione, di una democrazia che fu teorizzata e praticata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Documenti alla mano, si può vedere. E cioè tutto quello di cui si è parlato negli anni, non c'è partecipazione, c'è ignoranza, sfiducia, tutte queste cose qua, sono state teorizzate e praticate. Non sono una crisi della democrazia, ma sono un'idea della democrazia, un'idea della democrazia che garantisce la circolazione dell'elite. Furono negli anni 50 autori come Schumpeter, Lipset, americani, che per recuperare il tema della politica come circolazione dell'elite in una società di massa, di cui prendevano atto, hanno immaginato una società, un sistema democratico dove il cosiddetto popolo o i cittadini doveva avere un ruolo esclusivamente referendario, ma non di partecipazione reale, e i tre elementi decisivi erano la scarsa partecipazione. La scarsa partecipazione, certo che noi la vediamo come una degenerazione della democrazia, ma era teorizzata, perché questo funzionava benissimo. Più scarsa la partecipazione, più hai le mani libere. Meno discuti, più hai decreti, più vai per l'esecutivo, vai per i tecnici, vai e sei a posto. La seconda cosa era il velo di ignoranza. La novità dagli anni 50 è che proprio con i mass media, e già Pasolini comunque già l'aveva avvertito, il velo di ignoranza non funziona solo come anche, intendiamoci, anche, ma non funziona soltanto come nascondimento dell'informazione. O meglio, il nascondimento dell'informazione funziona sì con le menzogne, ma funziona anche con un eccesso di informazione. Sei talmente travolto dalle cose che se non sei abbastanza sgamato, e anche quando sei sgamato viene difficile e ci devi perdere un sacco di tempo, perché non so se avete notato che trionfa in Italia l'omologazione. Le notizie sono tutte quelle. Vero è che alcune sono notizie che non si possono non dare, ma non tutte sono così. Ma soprattutto quello che è interessante non sono le notizie che vengono date, ma quelle che vengono messe in quindicesimo ordine, che spariscono. Ce ne sono tante ora, se ne vede. Giulio Regeni nessuno parla più. L'avvocato non so se l'hanno ammazzato, in che condizione. E a un certo punto c'era tutte le città tappezzate, verità per Giulio Regeni, adesso come mai c'è questo silenzio? Che sta succedendo? È inquietante. Allora,
Il punto nodale allora è: vogliamo questa democrazia o ci sono altre possibili democrazie? Sai, Morra, citavi giustamente la democrazia ateniese, che è un mito, sì, perché poi c'era la schiavitù, c'erano tutte queste robe, però alcune regole della democrazia in questo mito, in questa elite, erano interessanti, perché avevano colto alcune cose. Tra parentesi, ci tengo a dirlo, Pericle, che era il più carismatico dei leader immaginabili, varie volte è stato mazzoliato dall'assemblea, cosa che oggi quasi non avviene per molti leader, nel senso che lo mettevano sotto. Quindi in realtà il livello partecipativo, sia pure nei limiti di quel tipo di democrazia, non era tanto, a mio parere, in questo senso da sottovalutare. Io penso che una democrazia, cioè la battaglia da fare in generale oggi per la democrazia, deve avvenire, io credo, fondamentalmente per tre livelli. Schematizzo un po'. Uno, il problema del tempo della politica. Io penso che il tempo della politica non è un tempo galantuomo, come si diceva un tempo. Perché? Perché in politica, in realtà ci sono due tempi della politica. Quello che sta prevalendo in modo assoluto è la politica, la contingenza. Cioè, è un po' Rossello Ara alla fine via col vento. Domani è un altro giorno. Oggi c'è questo problema, ci buttiamo tutto su questo. Cioè, insegui l'evento. È quasi inevitabile in politica, non è che sto negando il fatto, ma il grande problema è che stiamo perdendo l'altro livello della politica, il tempo lungo, quello della progettazione, quello per cui gli eventi vanno collocati poi in un contesto di progetto o una valutazione della storia. Se questo non lo fai, sono gli eventi che prendono in mano e ti trasformano. Scopri di essere diverso, succede nella storia, scopri di essere diverso. Penso che qui si ponga un problema a cui io tendo a fare corrispondere una questione che sta sorgendo, è sorta, c'è un po' in tutta Europa, secondo me è un problema, e cioè il fatto che c'è una quasi totale identificazione tra le forme partito e i rappresentanti istituzionali. Io ho la sensazione che questo sia un problema, comunque inviterei a riflettere sulla questione, perché è necessario probabilmente, proprio per il tempo della progettazione, trovare dei luoghi e delle persone che sono distaccate, che ti fanno vedere con altri, anche creando magari una tensione necessaria, sana, un conflitto, ma sano, fra il tempo lungo e il tempo breve. La totale identificazione sta accadendo in tutti i partiti, questo, quindi non è che la totale identificazione a me... certo non è che sto dicendo torniamo al passato, perché non sto pensando alle vecchie forme partito, però un problema a mio parere si pone. Perché si pone? Ed è questo il punto. Perché la totale identificazione secondo me rende difficile riuscire a coordinare la contingenza degli eventi con il futuro. Allora qui si pone un problema, che è questo. Che cos'è la politica a prescindere dagli intellettuali? È stato detto, avete detto giustamente, il cambiamento, ma oggi ci troviamo di fronte a un bivio, perché la politica è amministrazione del potere o lotta per il cambiamento? La risposta ovvia è tutte e due, d'accordo, però non è così, non ci possiamo salvare così, perché le due cose sono due momenti diversi. Oggi la tendenza è la tendenza generale, e lì ci vedo l'identificazione, la tendenza a giocare l'amministrazione, a puntare, a identificare la politica con l'amministrazione del potere. Credo che sia un male, perché la politica non può non legarsi alla lotta per il cambiamento, per una semplice ragione, perché se tu operi nella chiave della sola amministrazione del potere, perdi il futuro. Perdi l'idea che si possano cambiare determinate cose e diventi conservatore per forza, perché è un sistema che si autoalimenta, che si chiude. Quindi c'è questo problema. E questa è una domanda, secondo me, molto concreta. Cosa accade
quando un partito che lotta per il cambiamento si trova a dover amministrare il potere. Questa è una grande domanda, non sto a farla a voi, penso che è una cosa che attraversi un po' tutti, ma è un problema serio, che va preso con, su cui vale la pena, a mio parere, seriamente di riflettere, perché è una grande questione. Si è in grado, io penso che in teoria sì, di mantenere la condizione di idea della politica come cambiamento anche quando si amministra il potere? Secondo me la scommessa è questa, cioè la capacità di amministrare un presente avendo in mano come punto regolativo il futuro. Che idea hai tu di una città? Ma lo devi dire da qui ai prossimi 30 anni. Che cosa vuoi fare? Non è detto che realizzerai tutto. Ma intanto ti pone il problema anche, se mi permettete, di sognare, non è male. Perché come si fa a vivere col concretismo del realismo tutti i giorni? Ci riuscite? Forse sì, non lo so. Io certo avrei grossi problemi e le persone in generale devono dare un senso che non può essere legato al presente. Il presente è presente, è l'individualismo e la conflittualità. L'altra questione è un problema serio della democrazia oggi, drammatico. La perdita di quella che ora, per capirci, uso questo termine, è la perdita della comunità. O delle comunità, che si traduce al di là del, non è che non ci siano le comunità, ci sono, spesso sono difese, sono locali, inevitabilmente una società di puri individui sarebbe Hobbes, cioè saremmo già estinti, quindi è chiaro che ci sono, però si sta perdendo insomma quello che gli americani chiamano trust, cioè la fiducia, diciamo, usiamo questo termine, cioè il fatto che stiamo tendendo a usare il diritto come, no, è giusto ovviamente usare il diritto, siamo a usare i diritti, ma a usarlo come sostituzione delle condizioni di fiducia. Faccio un esempio banalissimo per capirci, ma è una questione che si può generalizzare. Un fatto lo citavo, mi pare è successo uno o due anni fa, una maestra sequestra il telefonino, sequestra, leva il telefonino, secondo me giustamente, al bambino. L'indomani la mamma, questo è accaduto a Forlì, quindi la mamma si presenta con l'avvocato perché vuole denunciare la maestra per appropriazione indebita, non so, furto e cose di questo genere. Ecco, è un esempio estremo naturalmente, però è interessante perché ti dà questo senso per cui tutto il diritto diventa un sostitutivo, non un elemento in cui tu difendi te stesso e soprattutto le persone più fragili. È cosa fondamentale, ma diventa in questo senso sostitutivo. Non dovremo riprendere questo tema, vedi, i greci, che a me piacciono molto, con tutti i limiti comunque giustissimi, giustamente avevano la polis, no? La polis che cos'è? Noi traduciamo impropriamente città, stato, ma la polis era una comunità istituzionalmente organizzata. Aristotele diceva addirittura che il logos si può esprimere solo dentro la polis, non perché pensa, ma perché è un discorso concettuale. Ma attenzione, la polis si reggeva perché c'era la coinonia, cioè la comunità. Cioè, perché c'erano delle condizioni non istituzionali, diciamo, abitudini, senso di appartenenza complessivo, che faceva sì che quando in democrazia ci si divideva in maggioranze e minoranze, la minoranza non veniva massacrata, ma rimaneva dentro e tutti insieme prendevano l'azione della maggioranza perché si riconoscevano non tanto e soltanto la democrazia quanto nella comunità. Questo è in crisi perché una società basata sul mercato, l'individualismo, il successo, se non hai successo sei un fallito, il tuo compagno di scuola è un nemico, futuro concorrente, se tutto è competitività e niente è cooperazione, ecco una questione, la cooperazione, ecco che noi corriamo il rischio di trovarci in una situazione in cui noi ci troviamo, che non mi pare sinceramente particolarmente brillante, molto confusa, molto ingiusta e sbagliata. Finisco con una cosa così. In fondo dovremmo avere tutti la capacità di sapere vedere noi stessi, compresi le forze politiche. Non è facile per noi, è difficile, alcuni ci mettono anni per capire questa cosa, altri non ci riescono mai, però è molto importante, per questo ha molto a che fare col riconoscimento dell'alterità. Come si riconosce l'altro? Se ne riconosce l'alterità,
non se lo assimili a te, se hai il coraggio di capire che è diverso da te. E questo vale per tutte le cose. E se mi permettete, finisco con una citazione del mio illustre concittadino che amo tanto, che è Luigi Pirandello, me l'ha consentita questa cosa, poi chiudo, che è questa. E il romanzo Uno Nessuno Centomila comincia con il protagonista che si chiama Vitangelo Moscarda, il quale, il romanzo dice, a un certo punto si alza la mattina e si guarda allo specchio. E come spesso succede a tutti noi, penso sia successo, si vede diverso. Soprattutto vede che il suo naso è storto, non l'aveva mai notato. Domanda alla moglie e la moglie invece dice, ma cosa dici? L'hai sempre avuto storto, ma com'è che ti accorgi? Allora, perché interpreta, poi tutto il romanzo, uno, nessuno, centomila, ci sono il molteplice, eccetera, eccetera. Ma qual è la cosa interessante, secondo me, importante, il messaggio? È che sia le forme collettive che le forme individuali, tutti dovremmo avere il coraggio, la capacità e forse anche la fortuna di sapere scoprire ogni tanto che il nostro naso è storto, perché così arricchiamo la nostra conoscenza. Grazie. Grazie professore, io voglio anche dire, perché ci siamo scambiati un po' di riflessioni prima, tu sei stato uno di quei professori universitari che hanno lottato appunto per far comprendere qual era la ricaduta del referendum costituzionale che abbiamo da poco insomma vissuto in prima persona noi da parlamentari, dentro le aule parlamentari abbiamo visto quel testo rimbalzare da un'aula all'altra e poi ci siamo trovati a girare in tutta Italia per spiegare la deriva insomma che avrebbe preso il nostro paese se quel referendum fosse passato. Quindi pochi professori universitari, o comunque magari non abbastanza, e pochissimi altrettanti intellettuali hanno saputo dire ciò che poteva succedere al popolo italiano in quel contesto. Forse diciamo che è da anni che rinunciano a questo ruolo tanti giornalisti, tanti appunto intellettuali. Tu che sei un poeta, un filosofo e anche tanto altro, dacci qualche spunto. Beh, intanto mi pare che già questo che abbiamo sentito, no, ci corrobora e ci conforta nel senso della domanda implicita nel titolo, cioè quale dovrebbe essere il ruolo degli intellettuali o delle persone intelligenti, come diceva giustamente Morra, in questo momento storico. Qualcosa lo stiamo vedendo. Il ruolo è l'accompagnare un cambiamento ineluttabile, l'accompagnare e interpretare un cambiamento antropologico di portata forse unica nella storia che conosciamo. Di questo si parla molto poco, se non in ambienti molto ristretti, ma è la verità. Noi ci troviamo su una soglia di portata antropologica che non capiamo nemmeno fino in fondo, ma certamente tale da potersi rapportare alla svolta del Neolitico come forza di cambiamento. Allora, in una condizione come questa, cosa dovrebbe fare una persona intelligente? Per non dire un intellettuale, che è una parola che io poi tra l'altro non ho mai molto amato. Io non mi sento un intellettuale. Ecco, poeta è una parola che mi piace di più perché non significa niente. Perché poeta vuol dire uno che fa niente. Quando i miei figli mi chiedevano, no, andavano a scuola e dicevano, ma mi chiedono che cosa tu fai? Dici, niente. Tu dici che tuo padre non fa niente, che è la cosa più vera in fondo, da un certo punto di vista. Ed è difficilissimo. Non fare niente è difficilissimo, ma questo lasciamo perdere. Allora, cosa dovrebbe fare una persona intelligente, cioè ognuno di noi in questa fase di cambiamenti vertiginosi, no? La singolarità di cui parla Casaleggio non è soltanto un'idea di Casaleggio, insomma, il pensiero filosofico, spirituale del XX secolo sta pensando con tante diverse prospettive a questa soglia in cui l'umanità, attraversandola, non sarà più così come era prima, e stiamo cercando di capire in che senso, e non è chiaro. Allora, io credo che ognuno di noi dovrebbe svolgere due funzioni inseparabili.
La prima è una critica a fondo, pensiero critico, fondamentale, della funzione dell'intelligenza, e una critica a fondo di questa cappa del pensiero dominante, unico, totalitario tendenzialmente, sotto la quale viviamo e contro la quale io non sento le grida, ma nemmeno le parole adeguate, che dovrebbero essere belle, forti e chiare, cioè pericolose. Quando un uomo intelligente, un poeta, un filosofo, un politico non è pericoloso, a mio parere vuol dire che non è un grande politico, non è un grande pensante, perché se è un grande pensante dovrebbe far paura ai sistemi di potere. Socrate lo uccidono, Gesù lo crocifiggono. Questa è la vicenda di chi ha qualche cosa di veramente forte da proporre. E questo oggi è carente. Quindi innanzitutto una critica a fondo, lucida, informata, Don Milani, acuta, minuziosa, razionale, scientificamente, diciamo, accertata delle modalità linguistiche, conoscitive, politiche, economiche, schiavizzanti, alienanti, dentro le quali viviamo e di cui non si parla più. Non si parla più di alienazione in Europa. Abbiamo parlato per 150 anni di alienazione. Non si parla più di questo concetto. Io dico perché siamo talmente alienati che non parliamo più di alienazione, perché se tu parli di alienazione è perché evidentemente una qualche parte di te non è alienato. Se sei completamente dentro Matrix, non parli più dell'alienazione. E hanno vinto. Hanno vinto. Quindi innanzitutto questa funzione va ridestata alla grande. Alla grande. I poteri debbono sentire che c'è qualcuno che sta incominciando di nuovo a preparare una rivoluzione democratica, e qui torneremo a questo binomio tra stare nelle istituzioni ma mantenere lo spirito rivoluzionario. Ma questo non è intrinseco alla democrazia come tale. Cioè la democrazia come tale è una rivoluzione permanente. È la rivoluzione permanente non violenta. Questa è la democrazia. Possiamo cambiare le cose senza doverci ammazzare. Però dobbiamo essere rivoluzionari, se no non siamo democratici. Si stabiliscono dei sistemi autoreferenziali, come è stato giustamente detto, di potere, che tendenzialmente oggi sono totalitari e planetari, cioè spaventosamente potenti. La seconda cosa che un uomo intelligente deve fare oggi è al contempo annunciare, quindi denunciare, criticare, decostruire severamente, duramente e continuamente. Continuamente. Non bisogna farne passare una, basta. Bisogna criticare le pubblicità una a una, bisogna criticare i programmi televisivi uno a uno, bisogna criticare gli articoli dei giornali uno per uno. Non possono farla sempre franca. Basta. Questa è la prima funzione. L'altra funzione che va di pari passo è annunciare che un altro modo di essere umani sulla Terra è possibile, anzi è indispensabile, è necessario. Se non lo costruiamo saremo distrutti. Anche questo non viene detto, ma lo sappiamo tutti che è così. Lo sappiamo a livello ecologico, ma lo sappiamo a livello psicologico, esistenziale, di cui non si parla. Ma no, io che lavoro appunto sulle strade, con le persone che soffrono, che sono le uniche persone che non mentono, perché quando uno sta male c'hai poco da metterti la mascherina, e perciò a me piace stare lì, perché a me le mascherine mi annoiano. Io amo la Quaresima, figuratevi. Carnevale proprio mi annoia da morire, trovo che il Carnevale sia una delle feste più tristi del mondo. Il Carnevale è il mondo, è già tutto un mondo, il Carnevale, ecco, siamo noi. E ci vogliamo mettere la maschera sulla maschera. E che roba! Che pensa che noia mortale! Quindi, annunciare che un altro modo di essere umani su questa terra è possibile e anzi è indispensabile, se vogliamo avere un domani.
Un grande poeta del XX secolo, Saint-Jean Peirce, che vinse il Nobel nel 60, quando fece il discorso a Stoccolma, in quel momento, disse: solo l'inerzia è pericolosa. Vivevamo in un momento 60, guerre mondiali, guerre atomiche, insomma, momento tosto. Poeta è colui che spezza per noi l'abitudine. Quindi ognuno di noi è poeta, ecco, non sulla Torre d'Avorio, che quelli sono quelli che vogliono essere poeti. C'è una grande differenza nel mondo tra i poeti, che sono pochissimi, e quelli che vogliono essere poeti, che sono tantissimi invece. Per cui si crea una confusione mortale. Ma no, invece il poeta reale è quello che spezza per noi l'abitudine e dica a tutti chiaramente il gusto di vivere questo tempo forte. Quindi annunciare il gusto. Si può vivere questo tempo estremo con gusto. Ci possiamo divertire. Prendere l'onda, diciamo, come un surfista e trarne la potenza che c'è. Quest'onda presa male ci distrugge. Quindi queste sono, a mio parere, le due cose fondamentali che un uomo intelligente e tanto più un uomo creativo, una donna creativa, una pensatrice, un artista, un politico, una politica dovrebbe oggi rendere fortemente presenti nel mondo, perché mancano tutte e due. Manca una denuncia chiara, forte, precisa, a fondo, piccante, inquietante, e manca un annuncio convincente, potente, entusiasmante, che ridia energia vitale, perché la cultura è energia vitale. Le parole sono spirito e vita, diceva il Cristo. Qui siamo davanti a lui, quindi non faccio fatica a ricordarmelo. No, diceva, sono spirito e vita, energia. Le parole creative sono forza, forza vitale. Questo manca. Purtroppo, cara Dalila, dobbiamo dirci che queste cose oggi non le incontriamo facilmente. Avviene ben poco che si ascolti una critica radicale da parte, appunto, degli intellettuali, dei professori, che stanno facendo i loro comodi, devono mettere i loro allievi nei posti, capisci? Debbono fare scrivere saggi inutili per poter vincere concorsi inutili per insegnare quello che non conoscono. Come fanno a occuparsi del mondo? Come fanno a occuparsi della vita? Come fanno a dire parole guerriere? Guerriere. Come fanno? Hanno ben altro di cui occuparsi, che poi arriva anche alla cronaca giudiziaria di questi giorni. Cioè, non è che stiamo scherzando, ma queste sono cose che chi conosce il mondo universitario, tranne rare eccezioni, spero, professor Iacono, ecco, è l'abitudine, è la regola, non è l'eccezione. E io conosco storie, facciamo vedere, cioè non è che uno si meraviglia, se conosce il mondo universitario tutto procede così. Che poi adesso qualcuno mezzo inglese lo faccia venire fuori, mi viene da dire alleluia, meno male che ne vengano fuori di più di persone che dicono come stanno le cose. Allora, purtroppo questo non accade molto. Leggiamo Pasolini che cosa diceva dell'intellettuale nel suo tempo, e oggi secondo me è peggio. Qui siamo nel 68. Nel 68 scriveva Pasolini: l'intellettuale è dove l'industria culturale lo colloca. No? Dove stanno gli intellettuali? Stanno ai premi. Li vedete lì, ridicoli pupazzi, a prendere ridicoli premi inutili per libri inutili. Anche lì è tutto un circolo autoreferenziale. Bevono lo strega, perché così fanno pubblicità, prendono i soldi. Poverini. Poverini. No? Poverini. Venisse dai nostri gruppi, così curiamo. L'intellettuale è dove l'industria culturale lo colloca, perché e come il mercato lo vuole. Perché e come il mercato lo vuole. L'intellettuale oggi è del tutto innocuo. Lo prendono e lo mettono qua, lo mettono là, lo chiamano qua. Quando non hanno niente da dire, la Gruber di sabato chiama qualche intellettuale. Perché il sabato così, no? Si cazzeggia. E l'intellettuale è quello che non ha, che si mette così. Nei giorni di festa, quando c'è un po' di febbre, dice quattro cazzatine così, gli facciamo pubblicità al libro, è contento e se ne va. Giullari ci sono sempre stati, l'intellettuale è sempre stato anche un giullare del potere, diciamo gli intellettuali di basso
calibratura. In altre parole, l'intellettuale non è più guida spirituale di popolo o borghesia in lotta, ma, per dirla tutta, è il buffone di un popolo e di una borghesia in pace con la propria coscienza e quindi in cerca di evasioni piacevoli. Ecco, uno che parla chiaro. Non ce ne sono molti, purtroppo, in giro. E quelli che ci sono non ve li fanno vedere, perché devono chiamare i loro amichetti, il loro sistema di giro, che è innocuo, quindi è funzionale al mercato e al sistema, e tutto torna. È un sistema totalitario, ragazzi. E oggi purtroppo è così, gran parte degli intellettuali si limita ad una funzione ornamentale di questo mondo dominato dal mercato e dalle sue menzogne, più o meno criminali. Rientrano cioè in un settore dell'industria e del commercio, sono del tutto innocui. Cabaret, museo o accademia? Cabaret, museo o accademia? Autoreferenziali. Oggettivamente collaborazionisti. Collaborazionisti. Collaborano, cioè, a un sistema mondiale dell'insensatezza e del mercimonio e quindi sono parte dell'oligarchia. C'è un bel libro che lo dice, ma anche Gallino, Dardot e Laval, che sono due studiosi, un sociologo e un filosofo francese, che scrivono in coppia, cosa rarissima, va a loro onore, diciamo. E quando descrivono l'oligarchia del mondo, che domina il mondo, ne danno quattro componenti fondamentali. Quattro componenti sono l'oligarchia governamentale e la casta dei burocrati, la dirigenza degli stati, gli attori finanziari e il top management delle grandi imprese e poi i grandi circuiti mediatici dell'opinione e del divertimento. Le istituzioni universitarie ed editoriali, la cultura, i produttori e i distributori del cemento discorsivo del potere oligarchico, che ha bisogno di essere confortato e confermato dalla cultura, da una cultura organizzata a questo scopo. Ora, da tempo, nel pensiero e nella elaborazione anche spirituale dell'Occidente, noi stiamo intuendo una modalità di essere umani diversa, che ognuno poi la dice a modo suo, un uomo più relazionale, sostanzialmente è questo, cioè un soggetto, un io, che diventa consapevole di essere relazione, di non essere in se stesso individuo separato. Che non è questo l'essere, il proprio sé, ma che il proprio sé è relazionalità, connessione. Questa è, diciamo, un'intuizione che sta diventando un'esperienza umana, di cui la rete è un grande strumento antropologico, lo può diventare, perché la rete sviluppa la natura connettiva, cioè relazionale del soggetto. Naturalmente ci sono tanti pericoli, li conosciamo, però c'è questo. Indubbiamente. E, ripeto, sia in ambito laico, penso per esempio a Rifkin, per dirne uno che il Movimento 5 Stelle ha sempre considerato, lui nella civiltà dell'empatia approfondisce proprio questa emersione di un'antropologia diversa, di una umanità relazionale, ma anche in ambiente spirituale, in ambiente cristiano. Penso alla Caritas in Veritate, per esempio, del pontefice di Benedetto XVI, in cui dice che la natura relazionale dell'umano oggi deve essere riscoperta proprio nel tempo della globalizzazione, cioè come una potenzialità evolutiva del pianeta, della sopravvivenza del pianeta. Quindi io credo che noi dovremmo innanzitutto realizzare personalmente di più questa modalità relazionale di essere, perché non ci viene naturale. E qui c'è tutta la componente, direi, interiore della rivoluzione in atto, di cui anche qui si parla molto poco. Cioè, se è in atto una rivoluzione antropologica di questa portata, che ci sta tirando fuori da una modalità preeminentemente ego bellica e contrappositiva e stiamo sviluppando una coscienza più relazionale, beh, questo non ci viene naturale,
dobbiamo ripensare l'educazione, dobbiamo ripensare i cammini formativi perché possiamo diventare così, ognuno di noi, e lo dobbiamo fare insieme. E qui c'è un ruolo della politica, di una politica che si ripensi, perché se questo è, come dire, lo sviluppo della democrazia, cioè della convivenza umana, cioè una relazionalità vissuta in modo più consapevole, allora creare umanità più relazionale, anche con processi interiori, è un problema politico. È un problema politico. E questo è ancora totalmente inevaso. Non se ne parla. Il discorso politico oggi non tratta dell'interiorità, non tratta dell'emotività. Sono discorsi sette-ottocenteschi o novecenteschi, ma manco novecenteschi. Si parla in modo molto astratto, non si considera la complessità emotiva, emozionale, il travaglio degli umani oggi che vivono una crisi di identità paurosa. Tutto questo ancora non entra nella discussione politica. Quindi, prima di tutto, dobbiamo realizzare sempre di più questa modalità diversa di essere umani e poi dobbiamo, come, inserire questa visione negli ambiti della cultura e della progettazione politica, rivoluzionandola, perché di questo si tratta, di un grande cambiamento. Noi dobbiamo recuperare il concetto di rivoluzione in senso post-novecentesco, non violento e democratico, ma lo dobbiamo recuperare. Fa parte della storia della modernità. Schlegel dice che la rivoluzione è il concetto che riassume interamente la modernità. La modernità è rivoluzione. Poi sappiamo bene che ci ha avuto delle ombre mostruose e dobbiamo purificarcene ancora, perché stiamo ancora nel Novecento, mi pare, per tanti aspetti. Ma dobbiamo anche recuperare questo anelito rivoluzionario, cioè di cambiamento radicale, perché c'è cambiamento e cambiamento. Qui stiamo parlando di un cambiamento radicale, antropologico. Casaleggio questo lo intuisce, lui lo lega molto alla rete, ma è anche legato alla rete. Quindi questo è, secondo me, un compito fondamentale. Annunciare, prima di tutto realizzare tutti i giorni un po' di più questo modo d'essere più relazionale, e poi portarlo dentro le dimensioni della cultura e della politica, trasformandole. Questo inevitabilmente implica quello che diceva anche Iacono, ma anche Morra, in fondo. Cioè, ci debbono essere dei poli di alimentazione. Per chi sta come politico in prima linea, in Parlamento, al municipio di Roma, no? In mezzo ai guai, preso dai turchi, come si dice a Napoli, tutti i giorni, ci deve essere per lui un luogo di alimentazione del pensiero, un luogo dove lui vada a ritrovare la grande visione, dove gli si ricordi le cose che ci stiamo dicendo, perché sennò si smarrisce nel contingente, si perde la visione, e questo è fondamentale, al di là della forma partito. Anzi, secondo me è proprio di una nuova forma di movimento che dovrebbe avere questa alimentazione del pensiero, per cui seminari rivoluzionari di filosofia, ma dove? A Montecitorio, in Parlamento, al Senato, dentro le istituzioni. Non c'è contrasto, non ci deve essere contrasto. Cioè, dobbiamo scendere nell'amministrazione delle cose, quindi impegnarci nelle istituzioni, ma dobbiamo farlo portandoci dentro questa visione trasformativa, questo afflato rivoluzionario che non si spenga, ma anzi si rilanci, perché ha bisogno di essere costantemente rilanciato per non essere perso. E concludo con una citazione che ho trovato nel libro delle citazioni di Casaleggio, nel suo aforismi. Bravo, che però non è suo, ma è di Leo Longanesi, che dice: un'idea che non trova posto a sedere è capace di fare la rivoluzione. Ecco, l'intellettuale, l'intelligenza viva non si può sistematizzare, non può mai sedersi, no? Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, io l'ho sempre interpretato così. Non c'è stasi, c'è dinamica. L'intelligenza deve portare questo spirito pieno di speranza anche dentro la dimensione politica. Auguri.
Grazie Marco, in effetti quindi vuol dire che se la censura nei nostri confronti si fa sempre più forte, forse significa che stiamo continuando a fare atti rivoluzionari. Quando cominceranno a narrarci in maniera diversa dovremo preoccuparci. Allora, adesso c'è spazio per le vostre riflessioni o domande molto brevi, così abbiamo anche la possibilità di far dire altre cose ai relatori che prenderanno spunto anche da voi, se vi va. Se c'è qualcuno di voi che ha questa volontà. Se no, sei relatore. Ah, ecco, vieni. Mi spiace dare le spalle, però non riesco a fare due cose contemporaneamente. Mi chiamo Francesco Provenzano, vengo da una piccola cittadina calabrese, recentemente assurta, ahimè, agli onori della cronaca nazionale per un trattamento, come dire, originale nello sfruttamento dei migranti, i migranti di pelle bianca pagati per 12 ore di lavoro al giorno 35 euro, i migranti di pelle nera africani pagati 25 euro. Ne hanno parlato tutti, pare che abbiano scoperto l'acqua calda, insomma, che lo sfruttamento dei migranti è una situazione di carattere nazionale, mentre ha messo in evidenza una particolarità di queste nuove forme di schiavismo, insomma, ma sarebbe opportuno il tema approfondirlo a livello nazionale. Io però volevo ovviamente collegarmi al tema della serata. Rischio di cantare fuori dal coro, però un rischio che corro ad occhi aperti, perché mi pare che fuori dal dibattito odierno sia rimasto completamente fuori la materialità delle condizioni socio-economiche che vivono milioni e milioni di cittadini, che è una materialità che vede decine di milioni di cittadini italiani soffrire di condizioni estremamente severe da un punto di vista economico. Allora probabilmente questo, Nicola, è il sostrato duro, no? Del fatto che ancora oggi la democrazia sia poco più che un'emissione modulata di fiato, poco più che un flatus vocis, perché il presupposto della partecipazione è la libertà, e il presupposto della libertà è un lavoro che sia, come dice l'articolo 36 della Costituzione, retribuito in modo tale che il lavoratore e la famiglia possano vivere un'esistenza libera e dignitosa. Ecco, io credo che le intelligenze, che l'intellettuale organico nell'accezione gramsciana dovrebbe impegnarsi su questo tipo di riflessione. L'idea a sedere, professore, ce l'abbiamo già, è scritta nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione repubblicana, che dice che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e impediscono che i lavoratori possano partecipare, come richiede appunto giustamente la Costituzione, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Io credo che bisogna impegnarsi su questo, perché probabilmente se non appunto liberiamo i cittadini da una situazione, noi viviamo nell'ottavo paese più ricco del mondo, se è giusto assumere il PIL, il prodotto interno lordo, io credo che sia metodologicamente giusto assumere il PIL come indice di ricchezza di una nazione, noi viviamo nell'ottavo paese più ricco del mondo. Siamo preceduti in queste classifiche dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone, dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra e dal Brasile. Siamo l'ottavo paese più ricco del mondo, siamo il secondo paese europeo per numero di poveri. C'è un problema in questa contraddizione, c'è un grande problema, no? Che c'è un problema di distribuzione del reddito, ed è su questo credo che noi ci dovremmo impegnare. In Italia stipendi e salari medi sono 1.300 euro netti, il reddito medio pro capita è 36.000 euro, che le famiglie si sognano. In Calabria, la regione dalla quale vengo, siamo a 16.000 euro, esattamente al 50%, valore medio. Magari le famiglie avessero 16.000 euro di reddito. In Italia ci sono 16.100.000 pensionati, il 65.6 di questi 16 milioni di pensionati, quindi 11 milioni di pensionati all'incirca, percepisce una pensione inferiore ai 750 euro, che è la soglia che indica una situazione di povertà. Ecco, io dico, se non interveniamo su queste cose,
con le intelligenze collettive, con l'intellettuale che si mette al servizio dei movimenti che hanno la potenzialità di cambiare queste cose, di avviare nuove politiche economiche nel paese. Io credo che il Movimento 5 Stelle sia l'unico riferimento che può fare queste cose. Non rischiamo di continuare a parlare di democrazia, però facendo esercizi che assomigliano più alla retorica che incidere sulla sostanza, insomma. Tutto qui. Grazie. Prendiamo altre domande o riflessioni. Intanto avvicinatevi così. Sì, anch'io porgo le spalle perché non sono una donna, non riesco a fare neanche io due cose contemporaneamente. Mi verrebbe a dire sì, ma non di solo pane vive l'uomo, cioè questa cosa non va in contrasto con quello che abbiamo detto sin d'ora, secondo me. Anzi, visto che si parla di contrasto, volevo pure appunto fare una domanda ai parlamentari, perché diciamo la questione vera, se ne vogliamo parlare, del movimento è appunto questa doppia anima che secondo noi appunto non è in contrasto, cioè una forza antisistema che diventa forza di governo. E che quindi se lo leggiamo con le categorie vecchie, appunto novecentesche, ci sembra in contrasto. Quindi volevo sapere dai parlamentari se vi sentite in grado di essere appunto il volto politico di questa nuova umanità relazionale. Verrebbe a dire se sì, come, quelle domande. se sbarri sì, poi devi spiegare come. Perché, sempre per rimarcare quello che aveva detto Marco Guzzi, non che io voglia augurare il crocifisso a Luigi Di Maio, perché non è questo il caso, però vorrei sapere se si riesce a dare qualche spunto su come sarà l'evoluzione di questo tempo che appunto sarà di campagna elettorale. Sicuramente appunto sulla questione economica noi sappiamo che il Movimento mette al primo punto il programma il reddito di cittadinanza, che può dare una svolta, che sappiamo è una manovra economica e non è solo appunto il reddito, e quindi questo, qualche spunto da questo punto di vista. Grazie, c'è un'altra riflessione, tra l'altro lo saluto, il senatore Lucidi del Movimento 5 Stelle, grazie per essere qui. Sì, grazie a voi, buonasera. Lascio a voi la risposta a questa domanda. No, io faccio una riflessione sul tema, quello dell'intellettuale. Posso girarmi? Perché sì, vai. Sul tema dell'intellettuale, la politica, eccetera, eccetera. In realtà in questi anni che abbiamo trascorso qua in Parlamento, uno dei temi che è emerso è un po' questa ricollocazione anche che sta avvenendo con le nuove tecnologie, eccetera, eccetera, anche della cultura, cioè l'intellettuale in politica è un tema, ma un tema secondo me fondamentale è quello di capire dove sta la cultura oggi, perché se io riesco a capire dove sta la cultura, forse riesco a trovare anche dove sta l'intellettuale, no? Oppure in quale perimetro si muove. Perché dico questo? Perché forse in questo momento noi siamo arrivati a non a un punto finale, ma a una tappa fondamentale che per partire molto da lontano è iniziata quando nel Fedro Socrate lanciava lo strale contro la scrittura e diceva la scrittura sarà la rovina dell'uomo perché lo depaupera da quella che è la vera conoscenza che sta dentro di noi. In questo momento secondo me noi siamo nella fase opposta, quindi non finale assolutamente, nella fase opposta in cui la cultura probabilmente è completamente fuori di noi. Tempo fa ragionavamo sul fatto che per noi è abbastanza micidiale, cioè adesso per noi l'aspetto fondamentale è sapere in quanto tempo riesco a avere una notizia, a rispondere a una domanda, quindi è esattamente l'opposto. Non è forse più interessante, importante avere dentro di noi quella cultura, ma in questo momento è riuscire a ottenerla, quell'informazione, in tempi che sarebbe interessante calcolare anche per un politico come noi in questo momento. In quanto tempo io sono in grado di dare una risposta? Ma un tempo che è frazioni di, non frazioni di secondo, ma qualche secondo, e quindi è esattamente l'opposto di quello che diceva, no? Che veniva detto nel Fedro. Quindi secondo me questo vale anche ad esempio per ripensare
completamente il mondo universitario in quest'ottica, perché se il mondo universitario riesce a ricollocarsi in base a dove in questo momento effettivamente sta la cultura, allora noi possiamo anche ripensare anche quel mondo, il mondo universitario. Quindi chiedo semplicemente ai nostri due ospiti un loro pensiero su questa riflessione, quindi su questo ripensare, capire dove sta in questo momento la cultura per capire dove stanno gli intellettuali. Noi facciamo molto riferimento alla rete, quindi per noi esiste un intellettuale virtuale col quale dialoghiamo, che è quello che ci viene dato appunto da, come risultato finale, da una, per esempio da un'analisi che possiamo trovare in rete. Grazie. Grazie Stefano. C'è qualcun altro di voi che si è prenotato o ha voglia di prenotarsi adesso? se non c'è nessun altro, io darei prima la parola magari al professor Iacono, se vuole dire qualcosa, solo perché so che tra l'altro alle 19 deve andare via, quindi gli do... poi magari noi liberamente rispondiamo alle sollecitazioni. Dunque, sì, due o tre cose. Provenzano ha ragione, il problema ovviamente, il problema non solo economico ma il problema delle diseguaglianze è un problema primario, è vero, è difficile pensare a una democrazia in condizioni di diseguaglianze, soprattutto in questi. Io credo che questo sia, non solo sul piano economico ma in generale, uno dei grandi problemi rispetto alla democrazia, cioè... In realtà, quando ho fatto l'accenno a una democrazia dove c'è la circolazione dell'elite, ma quello che sta accadendo è che viene introiettato non solo in Italia, ma dappertutto, è l'idea che in sostanza la società deve essere divisa in due. Una casta di persone privilegiate e le masse che devono essere povere, tagliate fuori, fuori dalla cultura, non che non abbiano nulla. Gli si dà il discount di cultura, gli si dà il discount di tutto. Poi ci sono, lo vede, questo vale anche per l'università, dove c'è un'esaltazione estrema delle cosiddette scuole d'eccellenza. Io le conosco bene, le scuole d'eccellenza, lo so cosa sono. Ma a parte le scuole d'eccellenza, che possono andare o non andare, quello che sta accadendo è una totale separazione fra, queste che sarebbero, tra virgolette, le ricerche d'eccellenza e... il tipo di didattica e di insegnamento che c'è all'università, che si sta sempre più abbassando, non si sta elevando. Allora, questo sì che è un vero problema, perché è un'altra questione che riguarda la diseguaglianza, ma ce ne sono molte altre. Cioè, questa è una società che si sta gerarchizzando fortemente, con la scusa che è mobile, fa movimento, cambia, perché non è quella indiana, certamente. In realtà sta ricostituendo con altri mezzi, in modo fortissimo, come mai prima, la condizione è di schiavizzazione sul lavoro, perché sono accadute certe cose. Per esempio, oggi un sistema produttivo non ha bisogno della grande fabbrica, che perlomeno era anche uno strumento perché gli operai si potevano organizzare. Che adesso qualunque vestito che noi abbiamo addosso probabilmente è stato fatto tra Bangkok e la Thailandia e Ceylon, e però è comandato, che so, da Armani. Cioè, in questo il capitalismo è riuscito a fare un'operazione forte, cioè, ahimè, ridislocare, che è un guadagno, a diversi livelli, in diverse, questo è un aspetto della globalizzazione, fra l'altro, il tipo di produzione che viene suddivisa a vari livelli, questo permette di pagare meno, di dividere il mondo, perché è chiaro che se tu dai lavoro in Albania ti viene a costare molto meno, e ormai siamo abituati a sentire come è successo, non so, per esempio dalle mie parti 600 persone sono state licenziate così d'amblè, erano 400 di Livorno mi sembra e 200 del Piemonte, perché il call center trovava più vantaggioso utilizzare 600 persone in Albania che costavano meno, e questo viene considerato come la cosa più normale del mondo. Cioè, accettiamo che c'è questa libertà, che è la libertà del capitale, la confrontiamo, e quindi le diseguaglianze sono, tra l'altro, stanno aumentando, e stanno aumentando anche per altre ragioni che un po' vanno un po' dette. Stiamo introiettando tutto, ma tutti accettiamo il fatto, io lo trovo incredibile, che gli studenti devono fare i prestiti all'università, che pagheranno tutta la vita da questo sistema di strozzinaggio, e tutti la accettiamo come se fosse la cosa più giusta del mondo. È bastato che Corbyn dicesse la scuola è gratuita, perché le cose lì sono cambiate.
La scuola deve essere gratuita, ma per quale motivo dobbiamo dire che la scuola la deve pagare lo studente tutta la vita strozzinato? Che significherà che i ricchi non avranno problemi, come avviene negli Stati Uniti, tutti gli altri avranno problemi? Perché gli Stati Uniti è questo, ci sono 4-5 università che valgono a livello assoluto e poi le altre che non valgono. Questa è la verità, che non appare mai, perché tu vedi solo Harvard, Yale, e allora dici, oh, accidenti, ecco, no? Ma non è così, c'è l'altra faccia. Quindi la questione dell'eguaglianza, per quanto mi riguarda, è una questione primaria, anche perché è possibile assicurare, secondo me, la vera diversità di quelle che mitologicamente chiamano i cittadini critici solo in condizioni di eguaglianza. Tu se puoi essere diverso, puoi rivitare diverso solo se sei uguale. L'eguaglianza non è l'omologazione. E quindi sono d'accordo che è un problema assolutamente che primario. Tra l'altro qui viviamo un ambiente veramente ovattato. Io sono stato, cioè, anche meno vero da un punto di vista del linguaggio. Io sono stato per un po' di tempo in Canada, a Toronto, all'università, facevo delle cose, queste cose d'eccellenza, no? Allora c'avevo un congresso mondiale, ma lì il capitalismo lo chiamano capitalismo. Mica ci hanno bisogno qui di fare che, come i giornali, che non se ne parla più perché sembra una cosa scomoda. Ma per quale motivo un imprenditore oggi deve solo rendere conto agli azionisti e non ha più una responsabilità sociale? Una cosa che giusto Luciano Gallino ha denunciato fino all'ultimo, uomo legato a Adriano Olivetti, a una tradizione, ora sì, di comunità. Per quale motivo? Ma perché dobbiamo accettare questa situazione come se fosse la cosa più giusta del mondo? E io non sono che sia. Ha ragione Guzzi, cioè io ho apprezzato molto il fatto che lui sposta la politica, e io sono d'accordo, su un terreno, tra virgolette, ma non mi fraintendete, non politico. Cioè la politica deve essere il pieno della vita, non può essere la tecnica che noi usiamo per gestire, amministrare il potere o per fare le lotte, e poi tutto il resto, magari se riguarda i filosofi, gli economisti, questo è un errore. La politica è una forma di conoscenza, oltretutto. Quindi non si può distinguere, ma non si può da questo punto di vista separare. L'altra questione, dov'è la cultura? Questa è una bella domanda. Ovviamente non è facile rispondere in due parole a una cosa, ma è interessantissima come domanda. Perché dov'è? È vero, parlavo di comunità. Per esempio, in questo momento si è completamente sfaldata anche la comunità di quelli che potevamo chiamare simpaticamente antipatici degli intellettuali. Una volta c'era ogni settore, o vari settori avevano un letterato, scriveva un libro, c'era una comunità di insegnanti o di persone che lo leggevano, lo discutevano, lo rifiutavano. Non c'è più. Non sai bene chi, quando scrivi un libro, no, diventa, oltretutto, sei anche molto punito in questo momento, perché gli editori cosa ti chiedono? Ti chiedono di fare il libro di seconda mano, super divulgativo, perché quello tira, magari meglio se sei amico di qualcuno e ti fai una bella presentazione. Beh, è tutto un gioco così, non sono solo i premi che sono un trionfo della falsità, perché servono solo a vendere un po' di libri, si sa già chi ha vinto, sono proprio cose ipocrite. Ma c'è anche questo dato, e ti spingono all'università, e molti professori lo fanno, a usare testi di seconda mano, cioè testi divulgativi dentro l'università, che è la cosa più sbagliata del mondo. Io, per me, all'università, gli studenti devono imparare a usare i testi di prima mano. È inutile che si leggano tre libri su Platone, si leggano Platone. Ma che diavolo? Perché quello ti porta poi, sì, ad abbassare il livello. Quindi c'è tutto un giro che va spezzato, a mio parere, perché sei continuamente pressato, tra l'altro, a fare come ti dicono di fare. Oggi, per esempio, pigliamo le editorie, ma gli editori oggi che contano sono tre. E loro comandano le librerie, per cui tu vedi i libri che loro decidono che tu devi vedere. E sono tre, arrivano, io lo so, vanno alle librerie e impongono i libri che ci devono essere. Poche storie. E tra l'altro c'è un dato che è terribile, che è molto italiano, fra l'altro, perché fu una decisione presa anni fa. La diversificazione, che significa che un libro è presente soltanto 10 giorni, un mese, dopo sparisce. Che è la negazione del concetto di libro. Nel senso che un libro, ora sì, non è il problema di come ti rapporti al libro, una cosa scritta, non può essere legato, non può essere istantaneo. Ecco, l'instant book può andare bene per fare una certa operazione, ma non può essere sostitutivo di un terreno complesso di riflessione. Attenzione. E invece c'è tutta un'editoria che ti spinge a questo.
Sulla velocità di informazione, primo, per me, io sono per la lentezza. Mi piacerebbe fare una volta, se volete, vengo a farvi un elogio della lentezza. Lo fanno molti, ma io, nel senso che non è che non veda la velocità, ma questa cosa del tempo reale, non è vero che se non sei in tempo reale non riesci a vivere le cose, non è vero. Ci sono dei livelli. Esiste il tempo della meditazione, della riflessione con se stessi, e che va difeso, perché sennò tu non sei mai te stesso. Sei sempre quello che devi fare. E poi magari hai bisogno di pillole o di qualcuno che ti aiuta, perché è diffuso questo problema, non è una questione sociale. C'è la depressione, non a caso. No. Il tempo breve va bene, ma deve convivere col tempo lungo. Non siamo sempre di fronte alla catastrofe. Fra l'altro, ho detto niente, sapevo le cose, forse avrei dovuto sapere, ma niente di più. Perché in realtà la nostra vita è incredibilmente ripetitiva. Noi pensiamo oggi di avere la cosa domani che è uguale, che è diversa dall'altra. In realtà, come diceva, lo diceva Dalila, un filosofo, noi facciamo da soli sempre le stesse cose. Quindi pensiamo di farle noi. Magari il sabato sera decidiamo che ci dobbiamo comprare la cravatta o la camicia gialla a pallini blu perché abbiamo avuto ispirazione, e scopri che ci sono milioni di persone perché la televisione ha pubblicato, ha detto che devi comprare la camicia a pallini blu. È un sistema. Forse si può spezzare da questo punto di vista. Comunque è un vero problema questo, perché la questione della, e chiudo, la questione della cultura oggi è un problema, ma non perché ci sono i mass media, va benissimo che siamo connessi. Il vero problema, secondo me, è di un altro tipo. Aveva ragione il senatore, ma va posta la questione, cioè c'è una difficoltà a connettere nell'epoca delle commissioni scrittura e oralità. Nel senso che la scrittura ha il suo tempo, è proprio il senso dell'autonomia. Che cos'è la scrittura? Il fatto che tu devi vincolarti a strutture grammatiche e sintattiche, come nel gioco. Il gioco, tu sei libero, l'accetti, e questo, il gioco è la libertà, nel senso che per essere libero nel gioco devi accettare le regole. Se non accetti le regole, il gioco cambia. È chiaro che accetti le regole se giochi e fai una partita di calcio. E se l'arbitro è ingiusto ti arrabbi tantissimo, ma l'accetti liberamente. Quindi e questo riguarda anche le leggi, cioè noi siamo persone anche psichicamente legate al fatto che noi siamo creativi dentro dei vincoli. Noi non siamo dei. Dio forse, se c'è, ha la possibilità di fare la creazione ex nihilo. Noi non lo possiamo fare. Noi creiamo a partire da qualcos'altro. Quindi siamo limitati, facciamoci un po' in questo senso una ferita narcisistica. Ecco, io lo ritengo importante anche per la politica, che mi sembra molto cocainica in questa fase. Cioè, e devi essere lì pimpante, essere sempre presente. Siamo sicuri? Fermiamoci. Forse una parte della rivoluzione è governare il tempo in maniera diversa, non lo so. A me piace il discorso della rivoluzione moltissimo. Ovviamente non violenta, ma mi piace. Ma proprio perché enuncia questo aspetto della centralità del cambiamento come qualche cosa che è legata a una visione. Allora sì, diventa anche interessante fare politica, perdonatemi. Allora la politica non è soltanto il fatto che ti senti forte perché c'hai potere, diventi bello. Ora eravamo in ascensore, posso dirlo, Dalila, tanto non so chi era quello, quindi non mi interessa, aveva una faccia, credo, televisiva, forse l'avevo visto in televisione, un signore, credo un deputato, non so cos'era, insomma, aveva comunque la faccia giusta, vestito come si deve, abbronzato, come giusto che sia, che parlava con una signorina e diceva: chi è il tuo allenatore della palestra? Tu è salvo? No, devi andare da Costanzo perché lui conosce. L'immagine del privilegio. Ve lo immagini Provenzano a Scampia, una bella discussione in ascensore su questo. Non voglio fare del populismo, non è che penso che
mi auguro che anche quelli di Scampia possano fare questi ragionamenti, però alla fine non ti accorgi nemmeno più della tua condizione di privilegio, ti sembra naturale. E allora perché non sia naturale? Bisogna che qualcun altro abbia gli occhi, tipo me per caso in questo caso, ma qualunque persona veda dal di fuori questo. Io non sono per ritornare alla vecchia forma partito, non vorrei essere, io sono sempre stato un movimentista, fra l'altro. Dico solo che non esiste solo l'alto e il basso, politica, popolo, esiste la lateralità. Forse ci vogliono i parlamentari, ma ci vuole qualcos'altro. Nel senso che è necessario sempre un altrove per avere senso critico. Altrimenti finiamo comunque, anche se siamo nel privilegio, come i prigionieri della caverna di Platone che erano come i pesci. L'ultima cosa di cui si accorge il pesce è l'acqua in cui vive, se non esce fuori. E allora diventa poi un dramma, perché accetti tutto quello che... Forse dovremmo discutere davvero della natura della politica in questa casa, sarebbe molto bello e forse rivoluzionario a questo punto della storia che non sta andando tanto bene in generale. Grazie. Vani. Intanto mi considero fortunato, spero e credo come tutti quanti noi, perché finalmente si sentono parole sensate piuttosto che quelle che si ascoltano nelle aule e nelle commissioni. Almeno si ragiona di vita. Allora cerco un pochino di schematizzare le risposte. Sì, la politica naturalmente è criticità, ed è criticità ricordando quell'assunto poetico: solo l'inerzia è pericolosa. Ma l'inerzia è una condizione. Il movimento fa danni. L'inerzia è una condizione che tu ti puoi permettere quando non sei impegnato nella lotta per la sopravvivenza. E questa lotta per la sopravvivenza è sempre un qualcosa di indotto dal sistema, dal condizionamento, dall'autosuggestione, perché molto spesso siamo noi che ci incateniamo, pur potendo liberarci, perché si reputa che senza di questo, senza di quell'altro, senza quel preparatore atletico in quella palestra, tu non sia effettivamente sullo stesso livello degli altri. E tutto questo mi fa pensare, per esempio, alle straordinarie riflessioni che la scuola di Francoforte ha fatto sull'industria culturale, come continua produzione di simboli funzionali alla perdita del potere critico, perché la filosofia è, badate, per bambini, ed è un bambino quello che dice al re: il re è nudo. E noi siamo stati abituati, al contrario, a pensare che la filosofia fosse, la filosofia, la cultura, la teoria fosse qualcosa di straordinariamente astratto. Ma io oggi ricordavo che quello che viene forse impropriamente definito il primo filosofo nella tradizione occidentale, quello che è stato preso per i fondelli perché impegnato a riflettere non aveva visto una buca che gli si parava davanti, per cui vi era caduto dentro, secondo un aneddoto raccontato da Diogene Laerzio, era in realtà uno che fu capace di essere ingegnere idraulico, perché per difendere la città in cui viveva riuscì a deviare il corso del fiume per fronteggiare un assedio da parte dei persiani. Ora, perché dico questo? Perché la libertà è una condizione innanzitutto mentale. Io ricordo molto spesso un film, Nel nome del padre, in cui in una condizione di detenzione, per una situazione in cui un padre aveva deciso di condividere con empatia la negazione della libertà al figlio, questo padre, interpretato magistralmente, fra l'altro, riusciva comunque a liberarsi dai condizionamenti della materialità.
Ora, io sono convinto che l'uomo contemporaneo abbia troppe volte dipendenza da beni, un tempo si chiamavano bisogni secondari od indotti, prodotti appunto dal sistema. Per questo motivo c'è necessità di sposare riflessioni relative alla lentezza, alla cosiddetta decrescita felice, alla necessità di arricchirsi attraverso interiorizzazione e riflessione, ma quando poi ti rendi conto che anche intorno a te, e qua arrivo alla seconda provocazione, tutto quanto è suggestionato da questi, perché noi per primi dobbiamo assecondare ritmi non badate dell'informazione, bensì della comunicazione. Beh, io ricordo a me stesso che cosa ha insegnato un grandissimo: Ensia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Cioè, noi molto spesso assecondiamo il sistema producendo l'inutile e ingolfando la realtà con abuso di energie, e parola e energia, che poi dovrebbero essere al contrario conservate per andare all'essenziale. E allora io, da questo punto di vista, voglio un movimento, per esempio, rivoluzionario, che non si normalizzi affatto, che viva questa tensione continua, perché amministrare è esattamente il contrario di governare sapendo quale sia la direzione verso cui muoversi. Ultimamente ho ripreso una citazione di Seneca, non l'ho fatto casualmente. Seneca era stato citato da due persone intervenute a Sum 01 ad Ivrea. Il punto è questo: se io mi reco ad Ivrea, se io faccio riferimento a Luciano Gallino, che a sua volta si è formato con Adriano Olivetti, io so già dove voglio andare. Poi come arrivarci, quando arrivarci, attraverso quali percorsi, è un altro problema, ma io so quale sia la mia meta, e la meta non può che essere, scusate, una società che non annulli le differenze, ma riduca le distanze. Perché quanto più io ammetto, il famoso indice di Gini ci dice che potremmo essere ottavi, un tempo si diceva che eravamo quinti, in realtà il reddito pro capite è tutt'altra cosa. Possiamo anche essere primi, ma se poi la concentrazione è tale per cui pochissimi hanno quasi tutto e quasi tutti hanno niente, o quasi, beh, quello è un altro modello di società a cui io non mi sento di voler appartenere. Ancora, perché questo è il versante su cui lavorare, vi ricordate Beppe quando appare sul palco a Rimini con la catena, ed era la catena dell'appunto mito della caverna? Se io per primo non mi rendo conto di essere vincolato da catene, io non lotterò mai per liberarmene. E allora il primo movimento rivoluzionario che una forza politica critica e pertanto intelligente non può che proporre è quello di investire massicciamente in conoscenza, in istruzione, in bellezza, in cultura, in sensibilità, in anche, lasciatemelo dire, seminari di filosofia con parole guerriere che ci campeggiano alle spalle, perché soltanto se liberiamo l'intelligenza cambiamo la realtà, altrimenti diventiamo, scusate la battuta polemica, magari una bellissima smart nation, ma anche in Scandinavia non è che se la passino tanto bene in alcuni contesti. Chi vuol capire ha capito. Grazie Nicola e a tutti gli intervenuti. Direi che effettivamente noi riusciamo e riusciremo ad essere credibile forza rivoluzionaria fin quando manteniamo quel concetto che abbiamo
messo in slogan che era nessuno deve rimanere indietro, e questo secondo me per rispondere ad una sollecitazione il nostro faro. Poi la nostra capacità di andare al governo deve essere quella di diciamo di sintesi anche. Lo sapete, in questi giorni ci hanno diviso in fazioni, in correnti, siamo semplicemente delle persone pensanti, ognuno con la propria storia, anzi forse la riprova che non eravamo tanto eterodiretti come ci hanno voluto definire dall'inizio del nostro percorso qui dentro. Quindi il nostro percorso è sì istituzionale dentro anche queste aule, queste sale della Camera dei Deputati, però evidentemente il ruolo storico che abbiamo anche è quello di fare da megafono e comunicare qualcosa che... anche un disagio che fa parte della comunità di oggi, del popolo italiano di oggi. Infatti nei prossimi mesi parleremo anche di disagio esistenziale, ed effettivamente la capacità di noi rappresentanti dei cittadini dentro le istituzioni devono avere sempre questa empatia e rimanere quindi in mezzo alle persone. Quindi sono d'accordo con te sul fatto che dobbiamo innanzitutto liberare i cittadini dallo stato di necessità, dallo stato di bisogno, e in effetti il primo punto del programma di governo del 5 Stelle è proprio il reddito di cittadinanza, quindi una manovra economica che deve far rientrare il cittadino nel mondo del lavoro, quindi con delle regole e delle procedure, ma nel frattempo lo Stato deve essere in grado di darti un sostegno economico che ti permette di uscire da quello stato di bisogno e anche quindi di poter pensare, aprire la mente, non scegliere dei lavoratori, magari dei lavori che non si rifanno alle nostre aspettative oppure ai percorsi di studio che, di formazione che abbiamo avuto. Quindi è una sfida importante, e più avremo accanto a noi persone competenti, in gamba, come ho potuto ascoltare stasera, e tante ne abbiamo incontrate in questi anni, e più il Movimento 5 Stelle si può accrescere di bellezza e di capacità. Quindi che nessuno rinunci alla sua all'importanza del contributo che ognuno di noi può dare al Movimento 5 Stelle, che è uno strumento storico e politico in questo momento molto importante, che non deve essere ancora sottovalutato, ma casomai alimentato. Poi ben vengano altre forze, altre energie nuove, sia dentro che fuori dalle istituzioni, perché ne abbiamo bisogno. Affido come sempre a Marco le conclusioni. Vi saluto e vi ringrazio per la stima, la fiducia, anche l'entusiasmo che avete dato a questi seminari. Beh, direi che ringraziamo tutti, anche Dalila, per questo coraggio anche, no? Di mettere su una cosa così bizzarra, verrebbe da dire, no? Eppure mi pare così necessaria, anche perché io credo che noi dobbiamo capire una cosa, forse meglio se parliamo di cultura, no? Dov'è la cultura? La cultura è una cosa complessa. Cioè, se noi pensiamo che occuparci di cultura poi ci distragga dalla lotta sociale, non va bene, non deve, non è così. È chiaro che noi qui in 20 minuti facciamo un discorso che ha una certa finalità, ma non è che quelle problematiche sono dimenticate, non è così. Perché in realtà, se noi poi andiamo a vedere, no, perché ci sono tutte queste disuguaglianze, perché crescono tutte queste disuguaglianze, non solo in Italia ma nel mondo, e andiamo a vedere che dietro ci sono delle pratiche, e dietro le pratiche ci sono delle idee economiche, dei principi economici, e dietro ci sono dei principi filosofici, un'idea di uomo, l'uomo economicus, l'individuo. Quindi non è separabile la lotta sociale, anche la cosa più particolare, la lotta nell'azienda, da una lotta che combatta per una visione globale dell'uomo. È proprio separare questo il neoliberismo. Il neoliberismo vince proprio perché ci ha convinto che ci dobbiamo occupare delle cose economiche, come se le cose economiche fossero delle cose a sé stanti, diverse da quelle psicologiche, da quelle relazionali, da quelle morali, da quelle giuridiche addirittura. Per cui l'articolo 3,
cioè, dimmi dove viene realizzato che ci vado subito. Cioè, da questo punto di vista, la maggioranza delle leggi che noi stiamo facendo sono anticostituzionali, non costituzionali, cioè non seguono l'articolo 3, contraddicono l'articolo 3. Tutto quello che abbiamo detto contraddice l'articolo 3, che andrebbe messo al centro di una rifondazione rivoluzionaria della democrazia, secondo me, perché partendo da là critichi tutto, la scuola, l'università, il lavoro, tutto, perché è tutto impostato contro quell'articolo, che è uno degli articoli più belli e più carichi. Quindi non dobbiamo separare, dobbiamo capire che se è vero anche solo una parte di quello che ci stiamo dicendo, e cioè che siamo veramente in una grande e pericolosa trasformazione, questa la dobbiamo vivere su diversi piani, ma collegati. C'è un livello interiore di questo passaggio, c'è un livello interiore che va coltivato con pratiche. Io lo dico, nei nostri gruppi lo pratichiamo, una pratica mentale seria, cioè di concentrazione, di meditazione, è indispensabile per l'igiene mentale della nuova umanità che sta nascendo. Solo una mente educata al silenzio, a sapere interrompere i processi mentali, è poi in grado di svolgere i processi mentali velocissimi della telematica senza essere distrutta. Questo è un discorso politico. Questo è un discorso morale, questo è un discorso economico, perché se noi pensiamo il lavoro in questa chiave, la dobbiamo anche ripensare gli orari di lavoro, dobbiamo ripensare il modo in cui le donne vivono il lavoro, dobbiamo ripensare l'orario continuato del lavoro che abbiamo creato sulla base delle esigenze della fabbrica, che non c'è più e ci sarà sempre meno. Quindi i livelli sono diversi ma sono collegati, c'è appunto un livello interiore, poi c'è un livello culturale, il discorso comune. Questa cosa deve diventare un discorso comune. Va benissimo internet, ma non basta. Se tutta quanta la televisione, la radio, mainstream ci dice, ci ipnotizza le armi di distrazione di massa di Chomsky, ci convince che il problema è lo 01, lo 02, prima notizia, 10 minuti. Un'ora e mezza intervista della signora Berlinguer a Renzi, un'ora e mezza. Vogliamo fare qualche discorso nella vigilanza? È lecito questo nel servizio pubblico? Un'ora e mezza? L'ho cronometrata, stavo là. Dico per dire. Non si sentono, questi discorsi non esistono nella RAI. La RAI è servizio pubblico, lo paghiamo noi. È necessario che la RAI abbia tonnellate di pubblicità come una televisione privata, avendo il canone e facendo un palinsesto che richieda di dare 8 milioni a Fabio Fazio? È educativo? Poi ci lamentiamo, diciamo, no, del dominio del denaro, ma il denaro, se tu dai questi esempi, per cui se devi fare un programma importante devi avere 8 milioni in 3 anni, 4 anni, sono balle, non è vero. Le grandi idee non hanno necessariamente bisogno di tutti questi soldi. In questo internet è molto intelligente ed è molto rivoluzionaria se la usiamo bene. Quindi un livello interiore, un livello culturale e di cultura di massa. Dobbiamo fare una lotta fortissima sulla cultura di massa. Ripeto, dobbiamo inventare una nuova critica radicale dei programmi, dei palinsesti, dei giornalisti, una critica artistica, specialistica, che li colga nel fallo, capisci? Che li smascheri. Questa è cultura. Da qua poi viene l'azione politica, che scende nel particolare, che va a contrastare le questioni economiche, gli orari di lavoro, le delocalizzazioni, tutto quello che è stato detto. Ma deve essere tutto unito, capisci? Uomini e donne che abbiano un'interiorità un po' più libera, che facciano una pratica meditativa, dico per dire, quotidiana, no? C'era uno psichiatra francese che diceva: non vedo l'ora di vedere manifestazioni di piazza con i manifesti, meditazione per tutti, no? Mezz'ora di meditazione per tutti, tutti i giorni. Tra 100 anni sarà evidente, sarà ovvio, come per noi lavarci i denti 3 volte. Sarà evidente che avere un esercizio mentale adeguato ci rende semplicemente più forti,
più lucidi per andare poi al Parlamento a far casino. Dai. Grazie a tutti, buona serata.